Ciao, oggi vediamo come fare un albero di Natale tridimensionale. Come abbiamo visto nel video precedente, ci servirà una sagoma, del feltro, delle forbici, il cotone per cucire, ago da lana con la punta e un pennarello. Questa volta ci serviranno 4 sagome, quindi disegniamo i contorni del nostro alberello su 4 fogli di feltro e ritagliamo. Ottenute le 4 sagome, ne sovrapponiamo 2 a 2. Segniamo il centro dell'altezza dell'albero ad entrambe le sagome. E ritagliamo dal basso fino al centro per 2 alberelli e dalla punta fino al centro gli altri 2 alberelli. Così li incastriamo in questo modo per vedere se le misure corrispondono e siamo pronti a cucirli e a imbottirli. Qua si può avere già un'idea di come verrà l'alberello. Prendiamo il cotone e cominciamo a cucire i nostri alberelli. Quello con l'apertura dalla punta dell'albero fino al centro lo cuciremo solo nei 2 lati per poterlo riempire con più facilità. Mentre l'altro lasceremo la punta aperta e cuciremo dalla base ai lati dell'albero. Dopo averlo riempito, cuciamo anche la punta. Questi alberelli l'ho riempiti con il feltro che mi era avanzato, l'ho tagliato in pezzettini più piccoli e ho imbottito il mio alberello. Con della colla a caldo ho finito di chiudere le parti che avevo lasciato aperte per l'imbottitura. Ed ecco qui le 2 parti dell'alberello che sono pronte da montare tra di loro. Faccio corrispondere le 2 aperture, infilo l'alberello, unisco le punte con della colla a caldo. E sistemo bene l'albero. Unisco anche le basi con della colla a caldo. Ecco qui un bellissimo albero tridimensionale da decorare a nostro piacimento. Nel prossimo video vi farò vedere come ho decorato io questo alberello tridimensionale. Spero che il video vi sia piaciuto e vi sia utile. Ciao, al prossimo progetto!